Giorno 2. Ah, che bello, ho dormito benissimo. Sì, va bene, Zoe, parla per te, sciabolette. Io non sono riuscito a dormire, sono stato tutta la giornata sveglio. Sciabolette. Oh, principessina, dai, potevi dormire sul divano. Sul divano? Dai, ma è fatto di legno quel aspetta. Divano, mi verrebbe qualcosa alla schiena. Senti, facciamo così, domani andremo a controllare in qualche negozio se hanno qualche letto. Ok. Tranquilla, principessa. Oh, sì, fiorellino. Tranquilla, principessa, fiorellino, sì, sciabolette. Ma andiamo a vedere un po' come stanno gli altri. Oh, ragazzi. Ben svegliati. Oh. Sì, come avete dormito voi? Malissimo. Benissimo. Io ho dormito malissimo, sciabolette, non riuscivo a dormire, non c'è il letto in camera mia. Cosa ridi? Ma non te lo sei fatto mettere, scusa. Ma è bello che si è preso la stanza più grande. Invece non hai il letto. Questa è il carro. Se la tiene. Ma te la comprerò il letto, ce l'hai dei soldi, no? Sì, lo so, ma il fatto è che ho speso davvero un sacco e mi è rimasto proprio zero tondo spaccato all'interno del conto corrente mio. Vabbè, dormirai per terra per adesso. Madonna, dai, no, te lo scordi, qualsiasi cosa, io dormo fin quando effettivamente non riesco a trovare un letto da prendere, ciabolette. Non dormire ti fa molto male, dovessi riposarti un po'. Lo so. Giorno 20. Sbri, vieni, andiamo a pescare. Bellissima. No, ragazzi, da 20 giorni che non dormo, vi prego, Ma come 20? Ma come fai? Dormi. Scusami. Io non ci riesco, mi dispiace, mi viene da morire. Ma prenditi qualcosa, svieni, non lo so, almeno ti fai una dormita. Mi piacerebbe tanto. Dai, pesca qualche pesce, dai. Ok, ragazzi, sapete cosa? So molto meglio. Andiamo a pescare adesso. Giorno 46. Porca miseria. 46 giorni senza dormire, credo che sia un record. Oh mio Dio. Ma Zoe ha due letti. Toc toc, Zoe, sei là? Che c'è? Ascoltami, dopo tanto tempo. Ehi, ma lo sapevi che questo venerdì alle 17 giocherò questo bellissimo gioco Ratchet & Clank Rift Apart per PlayStation 5. Proprio così lo inizierò in live. Sotto in descrizione trovi il link, non perdertelo. Ho deciso di chiedertelo, posso dormire con te, ti prego? Ma Subri, lo sai com'è? Non possiamo. Lo so, ma io guardami, sinceramente, sto morendo di sonno. Lo capisco, però sinceramente non ti voglio vedere con un occhio nero. Quindi... Ma che occhio nero? Ma io glielo do un occhio nero a quello crucco del cacchio. Non armi quello, se non sbaglio, sì, però Subri... Meglio di no, ok? Mi dispiace. Uffa, va bene. Come dormo? Io sonno. Giorno 92. Ciao ragazzi. Ciao Sbri. Come stai? Non so parlare la tua lingua. Vabbè, comunque i salsicce sono quasi pronti, Cosa? Sbri, ti vedo un po' strano. Tipo... Non lo so, un po' sciupato. Sbri, ce la puoi fare? Ho capito, dai, ne prendo un po', dai, aspetta. Sbri, vuoi mangiare? Ti prendo un pochino? Quante ne vuoi? 1, 2, 3, 42? Va bene, do un paio intanto. Mangiate. Zoe, ma da quanto che sta dormendo? Tipo da ieri? Ieri? Ma dai, io che gli avevo appena comprato un letto tutto per lui. Oh, finalmente vi ho portato nelle nuove ville FRZ. Siete pronti, eh? Sì. Sì.
Allora, voglio vedere subito, carine. Subito, allora, subito, sì, subito, tranquilla. Subito. Allora, innanzitutto, questa è la prima. Ne ho preso tre perché siamo in tanti e quindi è giusto che ne prendevo di più. Questa è la prima. Okay. Ancora ci sono i mobili un attimo da risistemare, ma potete ben capire un po' come è già. Sì, sì, è veramente, veramente molto bella. Che bella. Vi piace? No, sì, sì, bella, bella. Che bella. Tu stai calma. Che figo, anche qui si esce, carino. Sì, sì, qua si esce, siamo male. Davanti al mare. Bello. Qua là ci sono le barche, magari un giorno potremmo anche comprarlo lì, c'è pure un faro. Sì, è veramente bella questa zona, è davvero, ma davvero bella. Sì. Che c'è, Zoe? Cavolo. Che cosa c'è? Aspetta, guarda, calmati. Guarda su. Ah, sì, c'è pure guarda questo. Che bello. Con la vista sul mare. Lo so, ok, vi faccio vedere le altre. Venite. Allora, non solo, ma abbiamo anche quest'altra casa. Quest'altra casa qua è sempre degli FRZ. Guardate, appunto, qua ci sono tipo un botto di stanze, TV. Che sta mi piacendo un sacco, è bellissima. Sì, ti piace? Sì, questa qua carina. Tipo con la cucina, soppalco, è molto rustica questa, Infatti. Qui qua sopra c'è un letto. Poi non solo, di sotto c'è pure anche un altro letto. C'è un'altra stanza proprio di sotto, qua. C'è un'altra stanza con il camino pure di sotto, è pieno. C'è pure una taverna. Lo so. Poi venite, seguitemi, non è finito niente. Perché guardate un po', verso questa parte si entra e si arriva, magari con un po' di... Vabbè, lasciate stare, tanto la villa è nostra, venite. Ok, siamo un po' in trappola adesso. Sciabolette. Io ho fatto il giro. Lo so. A volte capita. Noi che vogliamo tagliare la strada, ma la tagliamo. Esatto. Fare legname, nessun problema. Esatto. Qua c'è l'ultima villa. Questa è veramente grande, questa qua. Qua c'è pure il letto, tipo. Cioè, noi il letto, la tavola da pranzo, tipo lunghissima per fare le nostre cenette aziendali. E poi qua c'è anche tipo un garage per chi avesse una macchina. Certo, e poi da questa parte, tipo qua sopra, si sale sempre di sopra. Guarda, Zoe è già arrivata qua. Praticamente, tipo c'è la zona barbecue, il tetto, la piscina. Qua c'è pure, sì. E qua c'è della TV. È piena zeppa di balconi, in realtà, questa zona. Oh sì. Mio Dio, qua c'è un letto. È tutto nostro. Tutto. Sì, tutte queste tre case sono tutte nostre. Ovviamente, tipo, dovranno esserci anche, che ne so, tipo Sense, Elox. Okay. Elox per il momento ora non c'è, però, capito. Meg, esatto. E qua c'è pure una zona tipo per riposarsi, magari, non lo so. Ok, perfetto, questa è casa mia, mi dispiace. Ok, certo, vabbè, così la jacuzzi si prende, va bene. Okay. Esatto, sì. Bene, detto questo, possiamo già sistemarci le valigie, insomma. Ma scusa, ma le case sono tre, ma noi siamo in quattro. Sì, perché ce li dividiamo. Magari facciamo che tipo tu, Gruco, ovviamente hai questa casa. Ryan ha tipo quella casa lì, tipo quella lì davanti alla mia. E quella è magari mia e di Zoe. Ci sta. Non, però, a proposito di questo, ne stavo parlando anche con Ryan. Sì. Ma ci siamo, diciamo, organizzati. E io vorrei sinceramente che dove viviamo tutti noi, spero che non ci siano relazioni, qualsiasi tipo di relazioni, o in camera, in bagno, in qualsiasi tipo di cosa che comporta una relazione. Perché voglio tenere questa amicizia. Non voglio che ci vada di mezzo una piccola cottura del cavolo. No, tranquillo, no. Se vedo voi che fa qualcosa del genere, io lo prendo a sprangata in bocca. Sciabolette, aspetta, cosa? Okay, però con gentilezza, per favore. Non voglio relazioni. Che male. Va bene. Ok, va bene, non ci fidanzeremo, tranquillo, non ho interessi. Sbri, significa che non potete nemmeno dormire insieme, lo sapete. Esatto. Ah, ok, va bene. Va bene. Okay. Vabbè, per come noi due, per come voi due, piccioncini. Ok, dai, Zoe, andiamo a casa. Oh, sciabolette. Allora, io devo sistemarmi un attimo camera mia, perché veramente. Innanzitutto, prenditi tu camera tua. Dai. Io mi prendo questa camera, va bene? Mi prendo questa qua. Quale? Questa? Questa qua, sì. Perché è più grande, vero? Esatto, sì. Oh, che cattivo. Zoe? Zoe, io non ho... Che c'è? Non ho letto. Vabbè, la stanza più grande senza un letto ti sta bene. Ah no, aspetta un attimo, Zoe. Io... Tu ce l'hai il letto? Sì. Ma no, aspetta un attimo, ma io come dormo? C'è il tappeto. C'è il tappeto. Zoe, io devo dormire. Oh, sciabolette.
Non va bene questa cosa.